Un saluto a tutti e benvenuti a questo terzo video tutorial su come utilizzare Gamecaster. Nel video precedente abbiamo visto come caricare, andare a modificare la parte grafica delle scene. Abbiamo quindi aggiunto lo sfondo, schermata iniziale e quella finale, e in quella intermedia ovviamente abbiamo lasciata la scena con la schermata del gioco. In questo video andremo ad arricchire le nostre schermate con diverse cose, fra cui nella schermata iniziale andremo ad inserire il conto alla rovescia. Andremo su la scena desiderata e andiamo su Edit. A questo punto bisogna andare su Add Widget. Una volta fatto ciò, si andrà su More e poi Timer. Ricordatevi di andare su Add Widget e cliccare su Add Widget. Quindi rifacciamo di nuovo. Andiamo sulla scena desiderata, questo diciamo così, è il metodo che andremo ad utilizzare ogni volta che dobbiamo modificare una scena. Quindi andiamo su Edit, Add Widget e andiamo a cercare la nostra funzione desiderata. In questo caso si trova su More e Timer. Andiamo su Add Widget, altrimenti non ci selezionerà e non ci darà la voce. Una volta fatto ciò, avremo il nostro bello orologio. A questo punto andremo a selezionare la durata del conto alla rovescia, ammettiamo 5 minuti. Perfetto. E poi ovviamente, se vogliamo che ogni volta che riapriamo questa scena il conto alla rovescia venga resettato automaticamente, andremo a selezionare la voce Reset on scene show. Reset quando mostri la scena. Perfetto. Adesso andiamo a modificare eventualmente i caratteri. Quindi andiamo su Theme Widget, Timer, sotto c'è Time. E qui questo dobbiamo lasciarlo com'è. Dopodiché possiamo andare a modificare il carattere, quindi aggiungere un effetto in grassetto o piuttosto che in corsivo. Poi possiamo decidere se aumentare la grandezza dei caratteri, ad esempio 64 punti, ma noi ovviamente dobbiamo adattare l'orologio. Poi si può anche ingrandire di più, ovviamente aumentando la grandezza dei caratteri, aumenterà anche ovviamente lo spazio sullo schermo. Si può cambiare anche il colore dei caratteri, quindi potremo scegliere un giallo, un verde acido qua, insomma, noi prenderemo un rosso turbostar, mi verrebbe da dire. Perfetto, una volta fatto ciò, ricordiamoci sempre di guardare nella parte alta a destra, nell'angolo destro dello schermo, quindi andiamo a fare Save e salviamo.
il file. Adesso usciamo e facciamo una prova. Adesso andiamo sulla prima schermata ed ecco che parte il nostro conto alla rovescia. Possiamo aggiungere anche una scritta lì sopra, quindi si va sempre su la scena desiderata, si va su Edit e adesso andremo ad inserire una scritta. Per fare ciò il procedimento è sempre lo stesso: Add Widget, Text in questo caso. Andiamo su Add Widget in basso e a questo punto scriviamo il testo che vogliamo scrivere e iniziamo a scrivere, quindi scriveremo inizio diretta. Selezioniamo ovviamente il nostro colore. Noi mettiamo un rosso Turbo Star, un bel grassetto, e qui abbiamo l'allineamento. Allineamento a sinistra. Ora, se guardate la scritta, cambierà la posizione. Allineamento a sinistra, a destra, vedete, si è spostato, oppure centrale a centro. In questo caso io lascerei centrale, perfetto. Cambiamo un po'. Possiamo anche cambiare il font, ad esempio possiamo mettere Adventure in stile Indiana Jones. Ovviamente però possiamo anche decidere di aggiungere un altro colore, quindi stavolta mettiamo un gialletto. Stessa cosa di prima, se vogliamo cambiare la dimensione dei caratteri l'andremo a modificare sempre in size, ad esempio mettiamo 150. Andiamo ad adattare l'immagine, ovviamente, ecco, più noi. Questo è aumentato, 300, ecco, dicevo, più noi la allarghiamo e più ovviamente l'immagine tenderà a essere visualizzata. Ovviamente in questo caso qui la scritta è più grande, quindi andiamo a metterla a 150. Ecco qua, 150 già è decisamente meglio, messa meglio. A questo punto potremo spostarla. Ricordatevi che dovete andare sulla parte principale per poter spostare la scritta. Una volta fatto ciò, clicchiamo su Save e abbiamo fatta la nostra schermata. Ovviamente questo principio si può applicare su tutte le scene, quindi anche qui se noi volessimo aggiungere una scritta, ad esempio andiamo ad inserire text. Segui questo canale. Stessa cosa di prima, quindi se vogliamo cambiare il colore lo possiamo selezionare spostando anche la barra dei colori qui. Una volta fatto ciò, possiamo anche allargare un po' il quadratino, ma ovviamente per cambiare la dimensione della scritta andrà sempre modificata la voce size, ad esempio 70.
poi allineamento a centro, quindi andiamo ad allargare. Ovviamente questa qua è grande, quindi possiamo metterla anche 50, e quindi la nostra scritta in questa cosa qui sarà ridimensionata. Ovviamente questa poi si riadatta ai riquadri e poi la spostate dove vi pare. A questo punto facciamo save e cambiamo scena. Andiamo sull'ultima scena, quindi stessa cosa, andiamo su edit, add widget, text, add widget, e scriveremo grazie di aver guardato questo video tutorial. Andremo a cliccare su save e ovviamente andiamo a riadattare il nostro riquadro. Andiamo a mettere un po' di grassetto, ecco qua. Cambiamo anche il carattere. Adesso mettiamo, vediamo un po', questo mi sembra un po', ecco, ben grass. Andiamo a mettere un bel azzurro. Quindi save, ecco, già stavo dimenticando io questa cosa, e adesso se vogliamo possiamo anche ingrandirlo e facciamo save. Una volta fatto ciò avremo le nostre tre scene pronte, quindi andiamo, ci spostiamo qui oppure partiamo e facciamo un riepilogo. Quindi nella schermata iniziale abbiamo inserito un conto alla rovescia. Come abbiamo fatto e cosa abbiamo fatto? Siamo andati su edit, add the widget, more, timer, e abbiamo selezionata la voce su add widget. Ora adesso non lo faccio perché sarebbe una ripetizione, diciamo. Quindi more, timer, add widget. Una volta fatto questo si ritorna qui, si va in timer, countdown. A questo punto decidiamo quanti minuti vogliamo che duri il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia ovviamente può durare anche delle ore, ma questo va modificato ovviamente anche questa parte qui. Allora, quindi una volta fatto questo si fa save, poi vogliamo aggiungere una scritta, andiamo su add widget, general, text, add a widget, inseriamo il testo che vogliamo scrivere, i caratteri, la grandezza, eventualmente cambiare il font, cambiamo il colore, e qui ci sono tutte le opzioni. Una volta fatto questo abbiamo aggiunto le scritte sulle nostre scene. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Ovviamente se questo video vi è stato utile
Vi invito come sempre a lasciare un like, a seguire il canale e a condividere questo video. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!